Dopo numerosi fine settimana dedicati alle regate, in casa ANS, l'Associazione Nautica Sebina con sede a Sulzano, è tempo di lezioni teoriche. A vestire i panni di magister per l'occasione lo scorso weekend, due personaggi, due sportivi i cui risultati risuonano tra le onde di ogni circolo nautico. Stiamo parlando del palermitano Gabriele Gangabruni, allenatore della classe italiana Nacra 17, vincitrice dell'oro a Tokyo 2020, nonché fratello di Francesco Timoniere di Luna Rossa e dell'iseano Angelo Glisoni, coach reduce dall'esperienza olimpica con la nazionale austriaca di vela. Sono venuto qua a dare una mano per quello che posso. Io, diciamo, sono specializzato su altre cose, però mi fa sempre piacere lavorare con i ragazzi e cerco sempre ragazzi nuovi da portare sulle classi olimpiche. Il futuro nello sport è sempre, inizia dai ragazzi. E purtroppo poi i ragazzi hanno l'università, la scuola, quindi a volte non riescono a dedicare tutto il tempo necessario che serve per arrivare al vertice di questo sport. Però da 100 ragazzi magari ne tiriamo fuori 5-6 che poi li portiamo sulle classi olimpiche e vincono, speriamo, qualche medaglia. Trasmettendo il fatto che qualcuno ce la farà, chiunque ha voglia di far bene e mette l'impegno giusto può arrivare a un sogno olimpico. Altri fanno questo sport perché gli piace e poi faranno altro nella vita e va benissimo anche così. Lo sport in generale è bello, lo sport della vela a me piace in particolar modo perché sei a contatto con una natura che sono il vento, l'acqua, il mare, i laghi. Per cui mi sembra uno sport bellissimo, però in generale tutti gli sport sono da fare.